Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi quello che forse è uno dei migliori acquisti che si possano fare in questo momento, Nokia 7 Plus. Quello di cui sto per parlarvi è un prodotto davvero molto interessante. Guardiamo subito la confezione perché parliamo di un brand ormai iconico come quello di Nokia. Sappiamo di tutte le vicissitudini, la vendita a Microsoft, il ritorno alle origini con i primi prodotti Android che, diciamo la verità, non erano esattamente il massimo. Ma Nokia ha imparato dai suoi errori dello scorso anno e sta sfornando dei prodotti davvero molto interessanti. Questo probabilmente è uno dei più interessanti in assoluto del mercato. Il Nokia 7 Plus lo guardiamo dopo, perché prima vediamo anche quello che offre la sua confezione. Intanto, questa è sempre una cosa gradita, una cover per proteggere il telefono è stata realizzata in materiale morbido, in TPU, quindi insomma una cover trasparente che non nasconde le forme del telefono ma lo protegge in modo molto efficace. E poi c'è il contenuto dell'altro scatolino, quindi il caricabatterie, tra l'altro caricabatterie che attiva anche la funzione di quick charge sul telefono, gli auricolari di buona qualità, devo dire, per un prodotto di questa fascia di prezzo. Vedete, sono costruiti un po', ricordano un po' i Bullets che ha lanciato Xiaomi un po' di tempo fa, si adattano, tra l'altro all'interno ci sono anche gli adattatori per le diverse misure di padiglione auricolare, quindi anche in questo caso un buon livello di servizio, e poi ovviamente il cavo per la sincronizzazione dei dati ed eventualmente la ricarica. Ma che cosa offre invece il telefono? Guardiamolo da vicino. Partendo dal display, un display da 6 pollici di diagonale con una ratio 18 noni, è un display IPS con una buona leggibilità e con una definizione Full HD Plus. Le cornici sono contenute, devo dire che ricordano un po' la proporzione tra la misura globale del telefono e la superficie del display, forse di un pixel, però devo dire fatto assolutamente bene. Girando il telefono, nella parte posteriore c'è la doppia fotocamera con le ottiche realizzate insieme a Zeiss e poi il sensore delle impronte digitali. Guardate, questo è un telefono secondo me fatto bene, sempre in relazione al livello di costo. Voglio farvi vedere qualche dettaglio, no? Perché dunque 6 pollici di diagonale, cornici piuttosto contenute, però bisogna dire che ha una densità di 403 pixel per pollice, che non è elevatissima. Sulla parte posteriore vedete la fotocamera che ha una leggera sporgenza che viene resa un pelo più accettabile ed elegante da questa finitura color rame. Finitura color rame che vedete è tipica di tutto il telefono nel suo contorno, telefono che invece sulla parte posteriore ha una finitura, una lavorazione similceramica, addirittura con 6 strati di materiale che proteggono il telefono. Per vedere poi un po' anche qualche dato tecnico, c'è un connettore USB Type-C nella parte inferiore, l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, su questo lato il pulsante d'accensione e il volume rocker, come detto sulla parte posteriore il sensore delle impronte digitali e qui invece il cassettino per l'inserimento delle SIM. Altro dettaglio interessante è quello della fotocamera frontale da 16 megapixel, c'è un sensorone qui che sembra grande come una casa, sensorone tra l'altro che oltre ad avere 16 megapixel di potenza ha anche la caratteristica, secondo me interessante, di poter aggregare 4 pixel alla volta e quindi di poter fare delle super foto. Vediamo subito l'interfaccia, molto semplice, vedete proprio quasi
banale con cui potete essenzialmente controllare l'esposizione. Avete la possibilità di fare, come per altri telefoni con la doppia fotocamera, la foto singola o la foto doppia, vedete, viene dimezzato lo scatto, oppure potete fare anche il picture in picture della vostra fotografia, quindi essenzialmente fare questa scelta un po' curiosa del picture in picture. Avete poi la possibilità di mettere l'HDR fisso oppure l'HDR automatico, o di togliere completamente l'HDR, e poi c'è la gestione ovviamente del telefono per quanto riguarda invece la modalità ovviamente della fotocamera frontale. Allora, se voi premete, insomma, essenzialmente spostate, vedete il telefono in questo modo, non si vede tantissimo su questa superficie scura, però qui avete il controllo di tutte le opzioni della fotocamera nella modalità Pro. Se volete eliminare la modalità Pro, basta abbassare in questo modo il pulsante. No, avete visto, io ho alzato e ho attivato la modalità Pro, abbassando invece essenzialmente elimino la stessa modalità Pro. Posso poi andare a controllare i vari dettagli uno a uno volendo, oppure semplicemente posso utilizzare completamente in automatico la fotocamera. Fotocamera che ha una buona qualità. Vediamo la parte posteriore con i due sensori da 12 megapixel. Uno ha un'apertura 1.8, l'altro l'apertura 2.6, ha la funzione più di teleobiettivo, no? Quello con apertura 2.6, quindi viene utilizzato essenzialmente quando la luce è di buona quantità. Se noi continuiamo nei dettagli tecnici, dentro qui c'è un processore Snapdragon 660. Vorrei farvi vedere anche questo in che cosa si traduce se noi utilizziamo il telefono nella vita di tutti i giorni. Beh, si traduce nel fatto che il telefono è comunque veloce, reattivo. Adesso sta ancora caricando la pagina, però un telefono comunque con un processore reattivo, premendo i tasti vedete comunque i menu si muovono ad una velocità elevatissima. Non c'è granché di personalizzazione. Se voi cercate gestures, cose particolari legate all'uso del telefono, allora dovete andare verso altre destinazioni, probabilmente prodotti cinesi, perché qui vedete siamo praticamente vicinissimi a quelle che sono le modalità stock del telefono, no? Vedete come essenzialmente venga ripreso un telefono Android nella sua modalità più semplice, quindi la più vicina alla versione stock. Questo vuol dire ovviamente che potrete utilizzare questo telefono per molto tempo, vuol dire che gli aggiornamenti saranno anche veloci, e fino adesso devo dire che la reattività del telefono è in sé molto alta. C'è un dettaglio da sottolineare proprio in funzione degli aggiornamenti e di tutto ciò che, insomma, deve arrivare del telefono. Questo è un telefono con Android One. Ve lo mostro essenzialmente con il dettaglio del riavvio del telefono. Noterete adesso quello che succede quando parte la schermata principale del telefono. Quindi questo è un telefono, vedete, con Android One, quindi con un software molto leggero, un software che viene aggiornato con più facilità, un software che proprio è stato dedicato alla semplicità del prodotto da Android. Questo è l'iconico rumore, insomma, che viene, suono più che rumore, che arriva dal telefono quando viene riattivato. Mettiamo un bel pin, perché il prossimo passo che dobbiamo fare è quello di andare ad ascoltare anche l'audio con cui questo telefono si presenta. La ricettività è molto buona. Devo dire che sulla ricettività non c'è assolutamente nulla da dire. L'audio in cuffia è alto e sempre ben definito, quindi non rappresenta assolutamente un problema. Vediamo adesso anche l'audio invece in altoparlante. Vedete, l'audio viene riproposto dalla parte inferiore del telefono, e bisogna dire che il volume è molto alto. La definizione del suono purtroppo non è granché. Va benissimo quando dovete utilizzare il telefono come viva voce, non vi aspettate invece una grandissima qualità se volete utilizzare il telefono per riprodurre la musica. Avrete bisogno sicuramente di un altoparlante esterno. Allora,
Vi ho detto che c'è la carica veloce, che c'è una batteria da 3800 mAh, un sensore dunque doppio da 12 megapixel sul retro, mentre un sensore da 16 sul fronte, un telefono che ha anche la radio FM, questa è sempre gradita per ascoltare i programmi di Radio Number One, per ascoltare ovviamente anche la versione radiofonica di Mr. Gadget, che è distribuita in molte radio in giro per l'Italia. Abbiamo detto dunque dei dettagli e della finitura in rame, dei 64 giga di memoria, che mi sembrano essere un dettaglio importante, dei 4 giga di RAM del processore Snapdragon 660, un prodotto discretamente pesante con i suoi 183 grammi, ma vi dico, questo secondo me è forse il miglior acquisto che possiate fare nel mondo Android. Il Nokia 7 Plus è veramente un telefono super, promosso a pienissimi voti da Mr. Gadget. E voi cosa ne pensate?